e siamo pronti ad entrare, diciamo, in una sorta di trailer, se non ho capito male, perché stiamo parlando di, come dire, degli spezzoni di uno spettacolo vero e proprio che invece, insomma, è più ampio. E quindi io, diciamo, con questo tipo di preambolo sono pronto a presentarvi un artista, diciamo, a metà strada tra il teatro, la canzone, la musica. Sì, è un giusto mix. Un giusto mix, È che una adesso. sonorizzazione questa, quindi. Oh, vedi, questo è veramente un film a questo punto. Signori e signori, un applauso per Stefano Grido. Grazie. Benvenuto, benvenuto Stefano. Allora, io ho accennato al fatto che, come dire, saranno degli spezzoni di uno spettacolo che invece tu hai tutto quanto. Come si intitola? Lo spettacolo si intitola come il libro, Lasciami andare, ed è Lasciami una andare. sonorizzazione. La premessa doverosa, secondo me, è dire proprio rapidamente di cosa parla anche il libro. Narra la storia di uno psichiatra che scopre di avere una malattia degenerativa e quindi di lì comincia a fare un suo percorso e fa delle esperienze, che sono quelle che mi piacerebbe accompagnare anche voi questa sera nel farle insieme all'autore di questo libro, ovvero delle esperienze, fino a quando non scopre che questa sua malattia ha un mutamento, una mutazione, quindi di lì scopre che tutto il suo recente passato, tutte le scelte che ha fatto, sono il più grande inganno che ha deciso di vivere. E allora facciamoci un viaggio anche sensoriale, da tutti i vari sensi. Con quale senso partiamo? Cominceremo dalla vista, Allora. perché è dall'immaginazione, quindi il primo senso è la vista. Immagineremo una scena. Ed è quella che mi piacerebbe in questa esperienza accompagnarvi, siccome Sela, uno scrittore insieme a Saramago, al quale sono molto affezionato, dice ci sono due modi di viaggiare. Uno è viaggiare nel mondo, quindi conoscere, fare esperienze, culture, tradizioni, quant'altro. La seconda modalità di viaggio è viaggiare attraverso le persone e quindi scoprire i mondi che sono all'interno delle persone. E io vorrei farvi fare questo viaggio attraverso i sensi, il primo è proprio l'immaginazione e la vista. Signore e signori, Stefano Grido. Mentre ti sto mentendo, sei accanto a dormire. Il mio cuore si rivolge alla polvere. Non posso consolare questi sentimenti. Ho perso il mio amore, sì, il mio amore, ma non quello per la lussuria. Posso sentirti respirare e sentire il tuo sogno nella tua testa che traccia la forma della tua anima. L'anima presto dimenticherà. Non potrei mai dire che ti ho fatto del male. Niente è mai stato così sbagliato. Ero così piccolo quando ti incontrai, quasi un bambino. Non volevo restare a lungo. È il moto, è il flusso del mare che tiene il tuo cuore. Il tuo rimorchio si sta strappando e noi non possiamo fermare il rompersi del tempo. Non puoi fermare il progresso. Siamo tutti freddi, ma posso sentirti respirare. È il tuo sogno nella tua testa. Traccia la forma della tua anima. Niente è mai stato così sbagliato. Ero alto quando ti incontrai da bambino e tu non volevi restare a lungo. È il moto, è il flusso del mare che tiene il tuo cuore. Avrei dovuto sapere, da quando ti ho conosciuto ragazza, esiste un conflitto nel tuo sangue, non potevo sostenerlo quando mi hai baciato. Ragazza! L'amore che mi hai dato è così buono, è il suo movimento
è come il flusso del mare. Stefano Grido, questo appunto era diciamo un brano sull'immaginazione ma anche sulla vista, da questo spettacolo che si chiama Lasciami Andare. Hai accennato tu, diciamo, qual è il contesto, e quindi una sorta di viaggio sensoriale, anche una miscellanea, quindi tra parti recitate, parti cantate, sì, parti, diciamo, elettroniche. Bravissimo, alla base di questo c'è un progetto che si chiama Grido della Mente, il quale vorrebbe avvicinare la poesia alla musica, i racconti che vengono cantati. La prima cosa, voglio dire, che si fa quando un bambino deve dormire è raccontare delle storie, e questo che mi ha affascinato quando addormentavo mia figlia, ho detto da lì in poi vorrei cominciare a raccontare delle storie che non sono la mia storia ma sono la storia di tutti noi, ecco perché. Allora siamo partiti con questa, con il primo senso, diciamo, che era la vista. Adesso il prossimo che andiamo a esplorare qual è? Il prossimo è l'udito, e ne facciamo un altro che è l'olfatto. Ne mettiamo due insieme. E mettiamo due insieme perché ho scelto quattro brani. La differenza è che non annuserò nessuno, voi potreste sicuramente continuare ad ascoltare, ma in questo caso parliamo di paure, e quindi è il sentire l'odore della paura. Mentre aspetto il tuo arrivo, mi guardo intorno e cerco qualcosa di familiare, anche solo una foglia che cade, lamina di quell'albero, così simile ai miei ricordi di infanzia. Oramai la foglia è stata trasportata via dal vento, ma non è così forte da fare cambiare la mia idea. Io l'albero l'ho trovato, sai, ma tu non sei ancora arrivata. Non ho più paura di morire, non ho più paura di sparire, di svanire, non ho più paura di impazzire, non ho più paura di scoprire, di capire. Hai notato quanto è strano il mondo, con tutte quelle sfumature e tutti quei colori? Il mio sguardo, sempre più stupito, che non capisce. Tu mi parli e io guardo i tuoi occhi pieni di rabbia. Non ho più paura di soffrire, non ho più paura di gioire, di partire. Non ho più paura di ricordare, non ho più paura di pensare, di andare. Ditemi qualche cosa di più, vorrei avere per favore notizie di me, datemi notizie in più, qualcosa che mi aiuti a capire che fine ho fatto, che cosa mi è successo, che cosa faccio, dove mi trovo. Gli occhi fissi su quel blu particolare, è lui che vola via, al di sopra di questo velo, al di sopra di questo nodo trasparente. Tu mi parli e io guardo i tuoi occhi pieni di rabbia. Non ho più paura di morire, non ho più paura di sparire, di svanire. Non ho più paura di impazzire, non ho più paura di scoprire, di capire. E tutto a un tratto ti ritrovi nuovamente per quel che sei. Io da qui non riesco a uscire, un sottile velo mi divide da voi, io non vi vedo,
Posso solo immaginare che stia così, però non ho certezze. Fatemi sentire le vostre voci, vi prego. Fatemi stare meglio almeno oggi, almeno un giorno. Fatemi credere che stia così. Non ho più paura di soffrire, non ho più paura di gioire, di partire, non ho più paura di ricordare, non ho più paura di pensare di andare. Il nostro modo di sentire la paura. Grazie. Stefano Grido con questi diciamo estratti da questo spettacolo che appunto abbiamo detto il titolo prima era Lasciami andare, un viaggio tra i sensi, anche se abbiamo fatto diciamo due estratti siamo riusciti a fare un viaggio tra tre sensi, siamo riusciti a mescolare un po' le carte. A questo punto diciamo resterebbero il tatto. Il tatto, bravo. Cosa ci resta? Il tatto, questo è il momento del tatto. Il tatto ve lo vorrei raccontare in questo prossimo brano. Ed è un tatto particolare, il tatto che manca quando magari ci sono persone che svaniscono. Non devono per forza essere morire. A volte si dà poca importanza a delle cose. E quindi questo è il senso di... Forse non vi ho fatto vedere il libro, che è un diario, è scritto sotto forma di diario non cronologico, questo è Lasciami andare, e uno dei significati è proprio quello di lasciare andare le persone che non sono più con noi. Ma prima di farlo dovremmo ricordarci che alcuni gesti, e quindi il tatto, sono importanti farli, utilizzarli nel momento giusto. Stefano Grido, questa adesso non so come possiamo intitolarla, il tatto, ma non hanno dei titoli. Non hanno dei titoli perché sono degli spezzoni, esatto. Diciamo facciamo noi per comodità. Esatto. Ora le carte in tavola sono distribuite, anzi sparpagliate, spaiate e pare siano state gettate alla rinfusa. Il dottore ti preme tra la testa e le spalle, pizzicando il trapezio in modo vigoroso. Nessuna risposta. Alza un tuo braccio, il quale, non appena rilasciato, cade inerte sul materasso. Un burattino, anzi no, una marionetta, mossa dai fili di una vita che sta lasciando spazio, si sta prendendo dello spazio. Il respiro superficiale, il viso scavato, il movimento sussultorio ma silente, si perdono nel suono delle bolle dell'ossigeno. Lo stesso che ti sta tenendo frivolmente in vita. E lo stesso che vorrei staccare, solo se non dovessi fare i conti con la mia coscienza e con il tuo probabile sguardo, che percepirei dalle tue palpebre chiuse. Palpebre chiuse. Io credo che questo psichiatra abbia visto suo padre morire. Ed è una cosa strana, perché come vi dicevo prima, troppo spesso non si dà importanza al momento in cui viviamo e di conseguenza rischiamo di perderci qualche cosa nella nostra vita, piccoli pezzi che poi diventano voragini, questo dalla nostra adolescenza fino a un'età più matura, a qualsiasi età. Ed è per questo che mi piacerebbe invitare tutti voi a godersi i momenti
abbracciare le persone, farli sentire, anche se non ci conosciamo, che qualcosa di vero in questa vita c'è, dobbiamo andarcela a scavare e a trovare. Vorrei abbracciare tutti voi, potete farlo tra di voi che siete venuti insieme, sempre che vi faccia piacere. Questo è il nostro modo di non perdere quei piccoli dettagli. Non chiedermi perché. Baciami. Addio. Mi piacerebbe fare un'altra cosa. Mi piacerebbe ballare con qualcuno di voi. Anche il ballo è una sensazione che tendenzialmente poco spesso facciamo, io per primo. In questo momento vi invito a pensare a una persona con la quale voi avreste voluto, e se non l'avete ancora fatto vi invito a pensare a chi vorreste invitare in un ballo della vostra vita, facendo anche le classiche pirouette, accompagnando nel ballo questa persona. Vuoi restare ancora qui? Voglio restare e aspettare che arrivi il momento. Voglio restare davvero? Vero? Ti sussurro all'orecchio. Ti prego. Lasciati andare. È tempo di lasciarsi andare. Di andare in silenzio. In punta di piedi. Grazie. Stefano Grido, abbiamo qui esplorato parte di questo spettacolo Lasciami andare, che insomma adesso abbiamo la possibilità di avere l'ultimo estratto di questo, e quindi in qualche modo anche il viaggio in quello che è l'ultimo senso che ci è rimasto. Cos'è? Il gusto, questo qua. Il gusto. Ma è un gusto anche differente da quello che possiamo immaginare. Anche se a quest'ora ormai noi immaginiamo quel gusto lì. Infatti, anche io ho un leggero langurino. È anche arrivata la pasta, lo immaginiamo. Però il gusto a cui vorrei... Anzi, pronta, ve lo dico subito. Il gusto a cui vorresti invece in questo momento... Gusto, è ritrovare il gusto, il piacere di leggere. Anche possibilmente, non ho nulla contro la tecnologia, anzi... ma possibilmente la carta che possiamo annusare, possiamo sfogliare. Ed è una cosa, è un esercizio che io per molti anni ho ignorato, leggere, e invece penso che sia, siccome è da qualche anno che faccio, direi, musica, ci provo, e la lettura sicuramente è un aspetto fondamentale da cui trarre sicuramente delle sensazioni, delle ispirazioni. Quindi il gusto è quello di, torniamo a leggere un pizzico di più. In primis io. Il gusto della lettura, allora, io, così, esatto. Parafrasando. Esatto. Mia moglie mi confessa che ha paura di invecchiare. Io l'ascolto, la osservo con le labbra semi aperte e le accarezzo il viso, in silenzio. Quanto male possiamo farci se lasciamo libero il nostro istinto. Quanto siamo capaci di soffrire in silenzio. La canzone in francese in quel momento canta. Lasciami andare dove possa essere preso dagli eventi senza poterli controllare. Lasciami vagare per i supermercati a cercare le coppie che litigano, augurando loro di lasciarsi o perlomeno di contare i mesi che avranno a disposizione prima di farlo. Io non cerco più la felicità. Io cerco l'armonia. Tu sei sdraiata di fianco a me
in una di quelle sdraio di legno. E io al tuo fianco, accovacciato sui cuscini. Il calore di questa notte è particolare, oserei dire fuori dal normale. Come lo sei tu, come le stelle, che non vuoi guardar cadere in questa notte. La brezza ti carezza i capelli e sfiora il tuo profilo. I tuoi occhi sono malinconici per le parole che ti ho detto e per quelle che non ho pronunciato dopo. Alzo lo sguardo al cielo e contestualmente mi vedo come se fossi in alto, allontanarmi sempre più in basso. Hai presente l'effetto cinematografico per il quale una figura si allontana sempre più, parendo che sprofondi nella terra, e la terra lo accoglie volentieri, aprendo una voragine. Questi suoni sono come delle lame, le parole spesso sono quelle che fanno male. Ora io vi inviterei a fare un ultimo esercizio insieme a me, a pensare a delle parole che avete detto. Vi do dei bigliettini nei quali non c'è scritto assolutamente niente, vorrei che ne prendeste uno in mano e immaginaste di scriverci voi una parola sopra, una parola che vi ha fatto star male o che non avete detto a qualcuno. Lasciami andare, lasciami andare, lasciami andare dove il vento non può fermare. Ti lascio andare, ti lascio andare dove soffia il pregare. Lasciami andare dove non possa controllare, dove i venti alzano il mare, dove il mare increspa il cuore. Lasciami andare dove non possa indagare, se la mente vince il cuore, dove il cuore increspa il mare. Lasciami andare, lasciami andare, lasciami andare dove il vento non può fermare. Ti lascio andare, ti lascio andare, ti lascio andare dove soffia il gregale. È arrivato il momento in cui avrete scritto o anche solo immaginato delle parole. Mi piacerebbe leggere la parola che non avete detto o che qualcuno vi ha detto che vi avrà ferito, ma invece come un gesto scaramantico, come un gesto di liberazione, chi ha voglia alzi in mano quel bigliettino, anche se non c'è scritto nulla, e può strapparlo e lanciarlo alle proprie spalle. Lasciami andare è una richiesta, è una domanda, è un'esigenza, è un'interrogazione, è una supplica. Lasciami andare è un comando,
è un consiglio, è un dovere, è un libero a tutti. Lasciami andare, lo si deve dire a una madre, a un padre, un fratello, una sorella, un amico, un compagno di vita, un amante non più desiderato. Sono loro ai quali dovremmo avere il coraggio di dire: ti lascio andare, 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 ti lascio andare. Stefano Grido, grazie mille, thank you very much. Grazie a voi. Siamo arrivati alla fine di questo salotto qui al Lab, chiaramente chiediamo un grosso applauso e ringraziamo anche gli altri artisti che sono intervenuti, ovvero Ukulele Rino e la solita disgrazia. Per quanto riguarda la parte tecnica, Sergio Olivato e Danilo Samà da Bruxelles, ringraziamo il Lab, vi ricordiamo che saremo su Radio Reporter Torino anche domani sera con degli estratti del salotto, e intanto, come dire, vi diamo appuntamento al prossimo lunedì, sempre che voi vogliate. Siamo pronti con la sigla? Allora diamo sigla.